tempo fu voluta così vicina poi anche al centro della città, e in seguito alla costruzione della Firenze Pisa Livorno probabilmente non ragioneremmo di Empoli così come ne ragioniamo. Ed è evidente, lo voglio dire con sincerità, che il momento in cui sarebbe stato decisivo ed opportuno porsi fino in fondo il problema dell'attraversamento è passato da parecchio tempo. Però siccome credo si debba dare a Cesare quel che è di Cesare, bisogna anche dire che in particolar modo i 5 anni che abbiamo alle spalle sono stati da questo punto di vista 5 anni di grande realizzazione, forse molto più di quanto noi tutti si riesca anche a percepire o a mettere in fila. Quindi gli interventi che richiamava il sindaco credo siano centrali poi in questa nostra discussione. Arrivo alla mozione e al motivo per cui voteremo contro. Prima di tutto per le questioni che ha rammentato l'assessore Torrigiani in apertura, che non mi pareva fossero semplicemente risposte tecniche, ma anche il tentativo di, come dire, alcuni dei contenuti della mozione sono parte di percorsi già avviati, e quindi su questo forse si può anche prendere l'aspetto positivo di questo dibattito. E poi perché riteniamo, così come ha iniziato a fare il sindaco nel suo intervento, che un argomento di questo tipo meriti assolutamente di essere trattato, ma che forse la sede più giusta per farlo la troveremo nel momento in cui andremo a discutere complessivamente del bilancio e quindi degli impegni che concretamente ci prendiamo per il 2010 e del piano triennale delle opere, che stasera in conferenza dei capigruppo abbiamo visto essere uno dei prossimi impegni che ci troveremo di fronte. Mi sembrerebbe più adeguato, ecco, più che affrontare la discussione con alcune proposte che vanno nel tecnico e poi difficilmente diventano anche valutabili se non alla luce di un confronto vero con gli uffici, ed altre che rischiano di limitare fin troppo la questione dell'attraversamento di Empoli, che invece ha bisogno di essere affrontata in maniera più dettagliata. E tenendo conto di quanto abbiamo già realizzato in questi 5 anni, ci sembra, ecco, non tanto contrari a fare la discussione o affrontare l'argomento, ma non così o a queste condizioni. Grazie, ci sono altri? Grazie. Sì, io grazie per la parola, volevo riprendere un po' quello che diceva Brenda Barnini, dicendo che molto spesso c'è un proverbio che dice chi si accontenta gode, e nel senso che credo che tanti cittadini non siano contenti della nostra viabilità, perché le rimostranze sono quotidianamente all'ordine del giorno, anche basta sfogliare i giornali o parlare con la gente per strada. Ma questo mi interessa fino a un certo punto, perché quando sono sceso in politica e ho fatto il mio programma, ho detto che avrei anche cercato di collaborare con questa amministrazione dall'opposizione, perché pur si facesse qualche cosa di concreto per la nostra città, e questo deve essere, e voglio ribadirlo, il mio intendimento per questi 5 anni. Però prendo per buono quello che il sindaco ora ci ha detto, e quindi lo solleciteremo a vedere, però vorremmo vedere qualche cosa di concreto, di più concreto, perché io come cittadino, non tanto perché sono all'opposizione, ma proprio come cittadino non mi ritengo soddisfatto delle opere realizzate in questo tempo, perché realizzare 2 sottopassi in tutti questi anni con un'espansione, con una demografica come c'è stata fino adesso, mi sembra un po' riduttiva la cosa. E dire e addurre come scusante che c'è il discorso della ferrovia, della FIPLI e quant'altro, mi sembra poco lungimirante, perché un'amministrazione, come ho detto anche nel mio primo intervento, dovrebbe prevedere per tempo anche soluzioni possibili a questo tipo di espansione. Pertanto noi voteremo a favore di questa delibera proposta, anche perché mi sembrerebbe, se no, molto riduttivo il discorso di poter fare
da tappabuchi a una situazione che ha bisogno di essere risanata dalle fondamenta. Grazie. Grazie. Ci sono altri? Bene, chiudo il dibattito. Quanti sono i votanti? Circa o 26? 26, perfetto. C'è chi bianchi qui, eh? È lì circa. Perché Goria gli ha preso il posto a Goria. 26? Confermato? Sì. Bene. Chi è favorevole? Prego, consigliere, alzate la mano. 1, 2, 3, 4, 5. 5 favorevoli. Chi è contrario? E maggioranza stereo. Come se 21. Stereo. 21, giusto? La volta si vota insieme, guarda. Sono condivisi. 21. 21. Bene. Allora, noi in conferenza di gruppo abbiamo detto all'11:30 di finire il consiglio. Iniziamo la prossima mozione e poi a un quarto a mezzanotte stoppiamo il dibattito se non ce la facciamo a chiudere. Va bene? Bene, allora punto numero 5, mozione presentata dal gruppo consigliare PD contro la vendita dei beni confiscati alle mafie. Chi illustra la mozione? Prego, Macchi. Sì, io volevo innanzitutto fare qualche chiarimento, cioè che ormai l'emendamento è passato ed è già direttamente nella finanziaria. Aspetta, vai. Che quello che prima era l'emendamento chiaramente adesso è interno alla finanziaria, in quanto la finanziaria è stata votata, che la legge a cui si fa riferimento che istituiva la confisca dei beni è quella dell'82 Brognone La Torre, e quando mi riferisco anche alla raccolta di firme lanciata dall'Associazione Libera mi riferisco anche a quella che è stata effettuata a Empoli dall'Associazione Libera, nel senso che per far capire comunque sia questo qui è un tema sentito dagli empolesi, ad Empoli sono state raccolte alcune centinaia di firme. Per quanto riguarda l'adesione ufficialmente all'appello di Libera, volevo preannunciare che già alcuni comuni in modo bipartisan hanno effettuato questa adesione. Passo a leggere la mozione. La mozione contro la vendita dei beni confiscati alle mafie. L'emendamento proposto in finanziaria, visto l'emendamento proposto in finanziaria relativo alla vendita dei beni confiscati alla mafia, visto che 13 anni fa attraverso una petizione popolare firmata da oltre 1 milione di persone e raccolta da tutte le forze politiche in cui si chiedeva di approvare la legge per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, vista la raccolta firma lanciata dall'Associazione Libera a cui hanno aderito molte altre associazioni ed esponenti politici della società civile, dato che la vendita dei beni confiscati li riconsegnerebbe di fatto alle stesse organizzazioni criminali, che dal punto di vista simbolico continuerebbero a mantenere in modo incontrastato il loro potere, dato che il riutilizzo dei beni confiscati rappresenta il riscatto di chi in Italia lotta continuamente contro le mafie e con emendamento che va in direzione contraria dimostrerebbe unicamente una resa da parte dello Stato verso queste organizzazioni criminali. Chiedo a tutta l'amministrazione comunale di aderire ufficialmente all'appello di Libera, niente regali alle mafie, i beni confiscati sono cosa nostra, contro l'emendamento proposto in finanziaria. Far presente al governo la necessità di introdurre norme che facilitino il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie. Chiedere al governo che le risorse confiscate ai clan vengano utilizzate per la lotta contro le stesse organizzazioni criminali. Di istituire a partire dal prossimo anno una giornata di promozione cittadina sul tema della legalità e dei campi di lavoro nelle terre confiscate alla mafia. Chiaramente al prossimo anno, in quanto avevo presentato la mozione nell'anno precedente. Grazie, intervento della Giunta, prego Assessore. Sì, grazie Presidente, buonasera consiglieri. Ma io non posso esprimere sicuramente un apprezzamento per la presentazione di questa mozione, nonostante arrivi alla discussione con un ritardo rispetto poi all'emendamento proposto in finanziaria. Ricordo già che questa amministrazione si era mossa nel mese di dicembre, se non erro, non ho sotto mano la data, però con una mattinata di raccolta delle firme organizzata qui in centro un sabato mattina di fronte al Palazzo Comunale, in cui proprio presenti come giunta nelle strade del centro storico chiedemmo ai cittadini che passavano di aderire con una sottoscrizione